Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono insieme a mio fratello che per il suo compleanno gli regalo questa escursione, dato che ci vediamo poco, siamo riusciti a trovare un giorno per venire su. Oggi ci troviamo al Passo Down, abbiamo appena parcheggiato la macchina e adesso inizieremo il sentiero numero 801 per il rifugio dal Piazza e dopo, se insomma vediamo come siamo presi con i tempi, cercheremo di arrivare in cima al Monte Pavione. E siamo praticamente vicino a Feltre Pedavena, quindi anche vicino abbastanza a Padova, per noi insomma sono le montagne quelle un po' più vicine, e quindi oggi escursione con nottata in tenda. Monte Pavione, poco più di 2300 metri, è una delle montagne più alte delle vette feltrine e si trova all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. È iniziato anche a piovere. Giornata con il sole pieno, senza nuvole, però sta piovendo. Quello lì è il Monte Avena. Infatti siamo saliti da Pedavena. Oh, qua si vede bene la stratificazione. Tanta roba qui. Qui c'era il mare e adesso c'è la montagna. Siamo arrivati al rifugio, è stata una camminata un po' lunga, sono più o meno 10 km, 900 metri di dislivello e per fortuna abbiamo seguito la strada, l'ex strada militare, che sale molto dolcemente, quindi è solo una camminata lunga però accessibile a tutti, è fattibile anche in mountain bike e mi piacerebbe un giorno venire su in bicicletta e provare. Rifugio qui bellissimo, top, sono super accoglienti, fanno anche una focaccia con lievitazioni strane, insomma veramente ottimo. Adesso prendiamo una piccola merenda e dopo continuiamo la camminata seguendo il sentiero 817. Calcio di Olly e Benji, eccolo qua. Meraviglioso camminare al tramonto su questi sentieri. Tutto in cresta. Che pace, ragazzi. Assurdo qua. Ci manca veramente poco, gli ultimi 150 metri di dislivello. Che posti qua, assurdo. Questa qui in centro è la cima. Adesso noi prendiamo questo sentiero qua, saliamo tutto in cresta e track, arriviamo in cima. Dire che è pendente questo pezzo è dir poco. Grande Nico, dai! Opa, opa! Che bella vita che si fanno i fiori qua. Guarda che belli. Sono così belli perché vivono in questo posto magnifico. Comunque il rifugio è dietro là. Parlando, cioè, che sentiero è questo? Che sentiero è questo? Bellissimo, ci siamo conquistati anche questa. Abbiamo
montato la tenda, però il problema è questo qua. Guardate che nuvolone, sembra essere molto lontano, però se si avvicina è un problema. Quindi adesso mangiamo in velocità e capiamo un attimo se si avvicina, e in caso prendiamo su tutto e scendiamo a gambe levate. Comunque raga, la nuvola fatta a ciambella non l'avevo mai vista. Allora, questa sera da mangiare, vabbè, lo sapete già cosa c'è da mangiare questa sera. La situazione è questa: non mi fidavo di dormire sopra perché stava arrivando questo temporale, sembrava molto forte, quindi siamo scesi abbastanza di corsa. Adesso sembra che si sia un po' placato. E la cosa simpatica è che, allora, avevo visto che sulla cartina c'era questa malga dove siamo arrivati adesso, che c'è anche un bivacco, no? E quindi vado per aprire la porta, perché insomma non è che eravamo un po' in emergenza, però insomma è tardi, sta arrivando il temporale, detto andiamo dentro a questo specie di bivacco a vedere com'è. Insomma, apro la porta, non c'è un muso enorme di un cane da pastore. Allora ho chiuso subito e il cane ha iniziato ad abbaiare, e quindi niente, quindi adesso abbiamo montato la tenda fuori e dentro c'è il cane che fa la guardia, non so cosa, perché non c'è nessuno. Ho provato a bussare dalla finestra, vedo che ci sono degli scarponi dentro, però magari è una malga funzionante, perché di là c'è un'altra struttura, forse ci sono le vacche, e quindi magari domani salgono e aprono insomma il cane e continuano il loro lavoro. Però peccato, perché insomma almeno volevo entrare un attimo a vedere, invece proprio non ci fidiamo ad entrare con quel cane che ringhi, abbaia. Eccoci qua, finalmente è sorto il sole, e dico finalmente perché non è stata una nottata delle migliori, diciamo, perché alla fine siamo arrivati ieri sera in cima verso le 9:30, abbiamo visto che c'era il temporale, siamo scesi qua alla malga, sono state le 10:30-11. E praticamente abbiamo trovato il cane dentro e non riuscivamo a capire se c'era qualcuno. Ho bussato più volte, però non ci ha risposto nessuno, quindi ci siamo messi a mangiare. Questa mattina alla fine abbiamo visto che c'è il tipo con le pecore e il cane che sta insomma portando le pecore al pascolo, e quindi tanta paura per niente. Però insomma ieri sera io non mi fidavo ad aprire la porta col cane che ringhiava e abbaiava. E niente, adesso tiriamo su tutto e partiamo. Giustamente prima ci facciamo un piccolo teino con le tre biscotti da sgranocchiare prima di ripartire. E siamo arrivati anche alla macchina. È stata un'escursione piena di imprevisti, lampi, tuoni, cani che tengono d'occhio i bivacchi. Però dai, siamo riusciti ad affrontare questi piccoli problemi, e un consiglio che voglio darvi è quello di cercare sempre di fare un passo indietro quando bisogna prendere una decisione in montagna, perché sennò il rischio è di finire in mezzo a dei problemi. Nel caso nostro c'era il temporale, alta quota, eravamo tra l'altro sulla vetta più alta, quindi non era il caso di rimanere lì. Però c'era l'indecisione, perché non vedevamo il temporale avanzare, non riuscivamo a capire se rimaneva lontano oppure se sarebbe arrivato da noi. Però è giusto dire ok, scendiamo piuttosto e stiamo più sicuri. Mi sarebbe un sacco piaciuto stare lì a fare le riprese all'alba con la tenda in cima. Però dai, è bella la montagna anche per queste cose qua, ed è bello anche riuscire a prendere le decisioni giuste. Ciao a tutti ragazzi, a sabato prossimo!